partono dalla Puglia, 12 anni per conquistare la Calabria, 12 anni per conquistare la Calabria, 30 anni per conquistare la Sicilia. In Calabria ne avevamo i cultuatori, che erano quei poeti che avevano studiato alla scuola poetica siciliana. La parte alta della Francia, si chiamano Bandi. Quindi questi qua abitavano nella zona ancora oggi, ma non mandano la sua morte, provenivano da lì. Erano discendenti degli antichi vichinghi. Quando sentite Normandia, così erano anche lì, abitavano i Normanni. I Normanni erano discendenti dei vichinghi. Quando noi pensiamo alla vita di corte, pensiamo a Ruggero II, Federico II, insomma tutta quella che è stata la dominazione normanna, è quello che poi troveremo in Toscana dopo. La poesia oggi resta, la poesia medievale secondo me noi calabresi in qualche modo l'abbiamo interiorizzata. Perché anche quando facciamo un brindisi durante una cena tiriamo fuori, insomma, questo non siamo quel prosit o al fonte, siamo un po' più articolati, siamo un po' più teatrali. Quindi secondo me questo spirito artistico dell'epoca normanna noi in qualche modo dentro ce l'abbiamo, però dovremmo tirarlo fuori un pochino. State attenti anche quando vedete le statue per i crocifissi di legno, non sono quasi mai persone, non lo vedete con la giuntura, perché con legno è più facile mettere lo stucco. Annunca Svilè, che vuol dire il protetto per grazia, il possente per grazia di Dio, perché all'interno del suo palazzo reale la maggior parte dei funzionari erano ancora arabi. Si fa riferimento a Carlo Magno, il fatto che non sia riuscito a conquistare anche questi territori. Dunque, rispose sorridente il conte, ti pensi a capo nudo e serbastante, farà ad Orlando quel che in Aspromonte egli già fece al figlio da volante? Anzi, credo io, se te vedessi a fronte, ne tremeresti dal capo alle piante. Non che volessi l'elmo, ma daresti l'altre larme a lui di patto che tu vesti. C'è stato il tentativo veramente di mettere in luce quello che di bello c'è qui, ma anche l'idea di accogliere il buono che c'è in Calabria e di proiettare Mileto su una dimensione che non è quella solo locale, ma è anche interprovinciale. È diventata questa una manifestazione più unica ed esclusiva di tutto il territorio provinciale, tant'è vero che ha destato l'attenzione da parte di chi studia veramente la storia e che ha interesse ad andare alla ricerca sul territorio delle manifestazioni culturali.